Ciao a tutti, spero che siate in ottima forma e così ci possiamo ascoltare l'ultima puntata di Per fortuna ci sono i dinosauri. Andiamo a cominciare. Buona storia. La nonna non gli sta mai addosso, non gli domanda mai: a cosa stai pensando? Ma oggi ha qualcosa, continua a girargli intorno, lo guarda fisso. La signora del terzo piano suona il campanello e dice: «Ho pronto tutto per l'iniezione di mio marito. Signora Camilla, vuol scendere a fargliela? Non so se posso.» Nonna Camilla non sa se può. Adesso è Ottavio che la guarda fisso. Subito lei risponde: va bene, scendo, ma... Ottavio, tu cosa fai da solo? Vieni giù con me, da solo non sei mai stato.» «Beh, così comincio», risponde Ottavio. «E cosa fai mentre io sono via e non si muove?» «Ma quanti minuti saranno?» La signora col marito che aspetta dice: «Guarda, 3 minuti, non di più.» «E tu in questo tempo cosa fai?» «Penso», dice Ottavio. «Aiuto!» conclude la nonna. «Non aprire a nessuno, mi raccomando.» Va bene. Ottavio ha un paio di fissazioni in questi giorni. Ma come mai è sparita la pizza avanzata? Non c'è più un wafer in casa? E il tiramisù che aveva portato il dottore alla sua nonna? Dove è finito? Ma se l'è mangiato tutto lei? E poi sparisce tutto. La sua felpa rossa è sparita. Il dinosauro è sparito. E poi la nonna che continua a dirgli: «Sì, lo cerchiamo domani, domani.» Neanche quando aveva 2 anni lo trattava così. Bah, è inutile pensarci. Adesso vorrebbe tirar fuori le automobiline vecchie che sono nello stanzino delle cose vecchie. Già, ma la nonna Camilla sono 2 giorni che gli dice: «Ti cerco le chiavi, appena le trovo ci andiamo.» Chissà come sarà contenta nonna Camilla se cerca le chiavi da solo, pensa Ottavio. E così va in camera della nonna. La nonna vuole sempre la porta aperta di notte, tranne che queste 2 notti che tossiva. Porta chiusa. Le chiavi dello stanzino sono lì sul comodino. Ma che strano. La nonna non le trovava. Ottavio si siede sulla poltrona e col gomito tocca un golf piegato appoggiato sul bracciolo. È un golf piccolo, sembra il golf di una bambina. Allora è stata la nonna a rapire Franca. Forse la nonna è una strega. Ottavio prende le chiavi e corre in fondo al corridoio per aprire la porta dello stanzino. Come la moglie di Barba Blu. Spalanca la porta dello stanzino e dentro lo stanzino, seduta in poltrona, con i capelli rossi tirati indietro e la felpa rossa sulle spalle, la sua felpa rossa, c'è Franca. Vicino a Franca una Barbie, la carta del tiramisù, lo sciroppo per la tosse e il suo pteranodonte che vola. Oh! «Finalmente sei qui», dice Franca. Ottavio non riesce a parlare, sicuro che non riuscirà mai più a parlare nella sua vita dalla sorpresa. Non importa, si siede lì vicino a Franca. «Potevi anche chiamarmi», dice Ottavio. «Miracolo, la voce gli è tornata!» «Nonna Camilla ha detto che tu avresti capito.» «E quando te l'ha detto? L'altra notte prima di dormire.» «Ma dove dormivi? Nel suo lettone.» «Ah, ecco perché la nonna voleva chiudere sempre la porta in queste 2 notti.» «Ma si può sapere perché sei scappata, Franca?» «Non volevo che la mamma si sposasse, ma ormai le ho dato il permesso, l'ho sentita quando è venuta a trovare la nonna. Ho capito che mi vuole davvero bene, come mi dice tua nonna alla sera. Ma non dormivate mai? Prima io piangevo.»
E avevi la tosse, eri tu che avevi la tosse. Ecco perché è arrivato il dottore. Cavolo, però, che giochi facevate. Ma lo sciroppo allora era per te? Sì. Io stavo qui dentro. E quando tu andavi a pattinare, uscivo dallo stanzino. Dentro, fuori, dentro, fuori, dentro, fuori. Ma scusa, non potevi andare da tua zia? No, quella mi mandava in un collegio di belle maniere. Che schifo. Franca si toglie la felpa di Ottavio. Scusa, ma mi piaceva tanto e tua nonna me l'ha data. La piega in due e poi prende il dinosauro. Anche questo pteranodonte mi piace. Pteranodonte, dice Ottavio. È uno che vola, ma se ti piace tanto puoi tenerlo. Allora Franca lo abbraccia. Ottavio è impietrito, anche perché in quel momento si apre la porta. È la nonna. Bravi bambini, dice la nonna, vi siete ritrovati. E ora? Ora rimarrete amici per sempre. E così fu. Fine! La prossima volta ci leggiamo un'altra storia, ma breve questa volta, di una sola puntata. Ciao e a presto. Un bacione. Ciao ciao!